Ehi, Bradley, hai una gomma? Ecco qua, l'ultima. Non voglio prenderti l'ultima gomma. Prendila, e comunque l'ho rubata a Benson. Silenziatore, ah, eliminateli. Come fatto? Sì. Maggiore, una comunicazione dalla torre. Prosegua. Le nostre forze hanno subito il massimo delle perdite. Non sparate fino al mio segnale. Non è più una minaccia. Membri della Grey Fox in zona, preparatevi. Che mi dice dei civili? Li abbiamo evacuati in tempo? Alcuni, 30, 40, non sappiamo ancora. Dannazione. Perdonali, perché non sanno quello che fanno. Cos'era, signore? Niente, caporale. Dica alla torre che stiamo già trasmettendo. Siamo pronti. Signor sì. Caporale, il tenente Bradley ha fatto rapporto? No, signore. Controlli le scale, veda cosa lo trattiene. Signor sì. Nemico a terra! Copritemi, ricarico! La mia squadra, prepararsi, muoversi al mio comando! Messa con il fucile sul campo! Black Bang! Nemico a terra! I tiratori assaltano le scale! Bravo, a terra! Ok, in posizione! Il piano inferiore è zeppo di tango, muoversi! È esposto, eliminatelo! Nemico a terra! Copritemi, ricarico! Fuoco concentrato! Tanto che volo per sempre! Non lo so. È chiaro che c'è qualcuno che comanda qui attorno. Deve essere il tizio della radio. Merda. Tu credi? Spiegherebbe perché Dubai è andata a puttana. Hai ragione. Fermi. Ci sono dei cecchini. È un fucile da cecchino, può essere utile. Scout Tactical, bell'arma. Ci stanno aspettando. Se attraversiamo ora, siamo morti.
Tando a terra! Cecchini in arrivo sul tetto! Tenete giù le fottute teste! Sto ricaricando! Merda, questi tizi non aspettano! Bersaglio neutralizzato! Terrestra giù! Via libera, credo. Avanziamo, ma tenete gli occhi aperti. Attraversiamo, muoversi bassi e veloci. Merda, un elicottero! Lo sento. È un bel cazzone grosso, eh? Già, e i suoi amici sanno esattamente dove siamo. Ok, preparatevi, vengono verso di noi. Altri fatti in arrivo! Peccato! Sotto fuoco pesante! No! Occhio, tizio col fucile verso di noi! Attenti! Sono tutti? Libero, siamo a posto. Allora andiamo avanti. Quanti uomini ha? Ricarico! Agente Daniel. No, non dirò più una parola. E lasciarmi parlare con Conrad. Oh, davvero? Quanto pensi che durerà ancora, Daniels? Non molto. Ok, devo ricaricare. Parate al vetro! Ah! Oh, diavolo! Fatele fuori! Arrivano altri! Attenzione alla staffetta! Walker, ce l'ha con...
L'esperto arma bianca ha ucciso! Occhio, tizio col fucile verso di noi! Bersaglio in movimento! Levi con terra! Esco! Attenzione! Mazzoni con coltello in arrivo! Squadra con le puli! Numero 12! Peccato! Verso l'edificio. Ma quelli del 33esimo non erano degli eroi. La tortura sembra esagerata. Se è il radiofonista a comandare, non è così difficile da credere. E come mai? A dire il vero, l'ho incontrato una volta. A Kabul c'era un reporter che viaggiava con il 33esimo, uno strano, di quelli che non vuoi tra i piedi in una sparatoria. Non gli ho mai parlato, ma il colonnello si fidava completamente. Non capivo perché. Ora sembra che quella fiducia l'abbia fregato alla fine. Allora cosa ti fa pensare che sia lui? È la voce. Una voce del genere non si dimentica. Il segnale fa schifo. Dobbiamo scendere ancora. Allora vediamo di uscire. Porta più avanti. Sarà l'uscita.